Questa è la parola per peccato, sin, sinistro. Ci mettono una G silenziosa, sign. Sì, signore, metti la firma qui, per favore. È una volta che si vede, si vede proprio una soddisfazione quando si riceve la firma. Hai visto? Avete visto? Quelli che vogliono darti un American Express card, o sono tipi giovani con molto entusiasmo nelle piazze, no? E ti avvicinano, hello sir, would you like an American Express card? We can help you, no, come here. E poi fanno, vedi quando prendono quella firma? Perché loro forse non lo sanno, perché, però quelli dietro alla quinta, poi io non ci vedo, questo è piccolo. La mia. È peggio. Aspetta, e questi sono un po' di quelli. 1 a 3. Boh. 2 non c'è. No. 10 secondi. Poi. Poi lo chiedo. Tempo. Te lo faccio sapere. Ah, questo è il mio. Allora, che dicevo? La firma. Sì. Ah sì, sì, perché i loro boss si sanno che non possono fare niente senza la firma. Perché la firma, questo è un peccato firmare. It's a sin, è un... Perché loro ti offrono questi servizi di creare soldi, che loro neanche hanno il diritto di farlo, però vogliono che anche noi commettiamo lo stesso reato di accettare i loro servizi per mezzo di peccare la firma. Questa è la magia che praticano. Senza la firma loro non possono agire onorevolmente, quindi stanno facendo le cose secondo loro onorevolmente. E come si può evitare? Di sempre mettere la firma dentro di una recinto. Recinto, così, il color rosso preferibilmente, firmare color rosso preferibilmente. Questo anche se vengono a farlo firmare, no, fanno firmare. Rosso non ti fanno firmare. C'è una firma elettronica. Rosso non ti fanno firmare. Senti, anche se viene un notificatore della posta, dell'agenzia ti puoi firmare così col cancelletto con il recinto. Fatelo al volo, perché se lo capiscono. Fallo in blu allora. Comunque, la ragione per cui non è lecito farlo è perché è legge, è la giusta maniera di fare. Rosso rappresenta il sangue, l'onore. Però firmare dentro al rettangolo, che significato? Che non possono ipotecarlo più, non possono levarlo da quello strumento e usarlo in altri strumenti che sono attaccati a quel caso o quel coso, perché ogni caso in tribunale è un trust costruttivo, lo chiamo constructive trust. È un constructive trust, quindi costituiscono o costruiscono un caso con documenti, strumenti negoziabili che loro possono approfittare sulla borsa, sul mercato, come si dice? Sì. Stock market. Sì. Però devono ricevere questo, devono vincere, anche loro devono seguire le loro regole, hanno queste regole e quindi lo devono, fanno questi documenti, li stampano, li vengono testimoniati da notary, come si dice? Notaio. E poi
viene sigillato dalla general, dal boss del sistema legale, come si chiama? Noi diciamo attorney general. Presidente del tribunale. No. E comunque quello che mette il sigillo e loro fanno questa procedura. Sempre fanno questa procedura. I loro documenti sono sempre fatti come strumenti negoziabili, cioè soldi per il notaio e per il sigillo. Senza di quello non vogliono vedere documenti senza di quello in corte, in tribunale, perché non sono soldi. Quindi questi soldi li possono mettere sulla borsa, però hanno bisogno di questo. Se noi non ci mettiamo il recinto, chissà quanti trusts hanno fatto, hanno preparato, perché dipende da se è un caso facile che sanno che la persona è addormentatissima, le fanno, ipotecano molto questa firma e gli rubano molto dal suo stato, perché costruiscono altri trust che sono allegati a questo constructive trust. Non le usano sempre tutte, però se devono, perché se ha un duro che gli dà problemi, per esempio quando i primi sovrani entravano in corte e dicevano le risposte tutte ben preparate, loro chiudevano un trust e aprivano un altro e andavano avanti imbrogliando quello, perché già il sovrano ha chiuso il primo, però loro erano preparati per questo e avevano altri trust da aprire, altri conti, altri mezzi, strumenti finanziari. Hanno tanti strumenti finanziari, li chiamano derivatives, Ponzi schemes. Ogni volta che noi mettiamo una firma, stiamo autorizzandoli ad accedere al nostro valore. Perfetto, questo è il potere della firma. Pensate a cosa sapete. Anche in banca, qualche cosa. Soprattutto in banca. Ma in banca c'è la firma elettronica adesso. Ma noi ci possiamo sì, però la devi firmare comunque nel cartaceo. Quindi possiamo rifiutare di firmare sulla tavoletta elettronica. Oppure mettere B.C. E questo, quando vengono per dire: ah, ma tu hai messo la firma? E tu dici: ah, però io ero costretto a farlo. V.C. Addio. Vinci tu. Perché la V, via coactis, vuol dire sotto costrizione. Prima o dopo la stessa? Prima, sempre prima. È già sufficiente. Sempre prima, non dopo. Ma anche in Italia si scrive. Come no? Via coactis, viene da qui. È una parola latina. È tutto viene da qui. Voi forse vi siete confusi un po', perché io parlo. Forse voi pensate che tutto questo è del sistema dell'Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Canada, eccetera. No, è tutto un sistema, è un sistema romano. È un sistema romano. La stessa. Allora, penitenza è un sacramento. Non lo leggo perché la voce è oramai, però eccolo lì. Se volete capire la penitenza, che cos'è? È confessione, è un sacramento della Chiesa. Questi sono tutti sacramenti della Chiesa: constructive trusts, indulgenze, penitenze, non è altro che quello. Hanno fatto moneta sopra il peccato. Ecco perché dicono che stanno lì per salvarli, portano giovani in tribunale per salvarli, li mettono in prigione per salvarli, perché è un servizio per loro mettere giovani in prigione, perché guadagnano molto sul mercato, molto, per minuto che un prigioniero sta nella prigione, ogni minuto è come, non so, $10,000, una cosa spaventevole.
Quindi sign, sin and salvation, sin and peccato e sale. Questo è il loro sistema, il loro gioco. È un gioco di salvare le anime, perché sono persi nel mare, venite nella mia barca per favore e vi salvo dalle acque. Però è un trucco, è tutto un trucco per toglierci l'energia e la sovranità, sia spirituale che quella politica, cioè il re e il prete. Queste sono le indulgenze. La dottrina dell'indulgenza è un aspetto della fede. Fede non ha niente a che fare con sapere, conoscere. È credulità cristiana, affermata dalla Chiesa Cattolica, che si riferisce alla possibilità di cancellare una parte ben precisa delle conseguenze di un peccato, pagando, ma sempre pagando. Interessante che i soldi possono pagare i peccati. Meraviglioso. Ma come può una chiesa cancellare dei peccati quando non ha neanche un mandato scritto firmato da Dio? Esatto. La prima domanda farei a questi uniformi: dov'è il tuo mandato da Dio per perseguitarmi? Penitenza. Lo lascio lì per la macchina, per internet. E siamo arrivati più o meno alla fine. Atti 5:29. Poi Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Questa è una buona lezione per chiunque vuole essere sovrano. Dio vuol dire noi stessi, altro che agli uomini. Chi sono gli uomini? Beh, agenti, corporazioni, perché anche così è definito nel dizionario, non è vero? Esseri umani, come è definito? Bestie. Ecco perché ci trattano come bestie, inconsapevoli, ignoranti, perché si aspettano che noi sapessimo questo. Ecco perché governamento, ecco perché ci sono tutte queste società per controllare, e questa è una lista piccolissima. Poi il Movimento 5 Stelle, MC. No, è quello americano, ma il Movimento 5 Stelle. Penso dell'MC. Questo è bello. Se mi chiami con un nome, mi neghi, dandomi un nome, un'etichetta, neghi tutte le altre possibilità, possibili cose che potrei essere. Soren Kierkegaard, di nuovo. Ecco qui il Papa baciando i piedi dei prigionieri. Perché? Perché sono monetizzati e guadagnano. Monetizzati. Sta ringraziando per il solo figli. Uno per monetarizzati. Grazie. Monetarizzati. Giusto. Sono monetarizzati. E questo è un rito per che loro sanno. La TV, quelli che guardano in TV non credono che è un'altra cosa, però questo è un rito per dire grazie per i soldi, perché questi bambini, loro lo sanno che sono in prigione per reati. Che re è nudo. Fumare marijuana. Santo, scusa, la bambina sta dicendo che il re è nudo, perché è venuta là e ha fatto così. Re nudo? Non sapete la storia del re nudo? Sì. La bambina è venuta là verso questa diapositiva e ha fatto: guarda là il re che è nudo, che ci bacia i piedi a noi. Sveglia, poi calma. Brava. Grazie. Grazie bambina. Io lo so. Allora, queste sono le società che il Vaticano ha distrutto, queste sono le società di sovrani che hanno vissuto anche qui in Italia, i Valdensi. Valdesi. Ok? C'erano i Bogomilismo per tutta Europa, il Vaticano li ha distrutti. Questi sono gruppi che
sono spunti, come si dice? Spuntati? Sì. Fuori, sì. Come noi, grassroots, dalla terra, volendo essere sovrani, erano stati persecutati. Questi sono i due papi, quelli più violenti contro la consapevolezza. Aspetta, anzi, lascio questo per la macchina, perché per l'internet questo bisogna leggerlo, molto importante, come la Chiesa e tanti enti hanno approfittato dall'inquisizione, rubando proprietà, territori, possedimenti da tante poverissime famiglie, e hanno approfittato, e quindi li trovi in queste ville ricconi. L'inquisizione ancora continua. Ecco qui l'inquisizione spagnola, qui i Valdesi, in Nord Italia, i Catari, Catarismi, i Lolardi, gli Ugonotti, gli Abigesi, che sono i Catari poi, i Socini, questo era italiano, questo Faustus Socinius ha visto bruciare sul rogo Michele Servetus, il spagnolo, che lo ha condannato al rogo, chi altro che Giovanni Calvino, assassino. Perché? Perché insegnava dottrine non cristiane. Calvino. E questo qui l'ha visto bruciare e ha portato avanti gli insegnamenti di Michele Servetus. Gli Anabattisti, Collegians, The Polish Brethren, Yossiti, e siamo arrivati alla fine, e volevo incoraggiarci l'un l'altro con questo esempio di, se guardiamo il nostro corpo come è creato, 12 sistemi, scheletro, muscolare, tutti i sistemi, e vediamo le macchine più o meno sono costruite così, per vedere che noi siamo sì dei creatori di qualcosa di meglio di questo che c'è. Solo applicando la nostra, il potere di creazione, possiamo migliorare le cose qui sulla terra. Qui mettono componenti vitali nella macchina, qui c'è sistemi idraulici, pneumatici, tanti elettrici, cioè tanti sistemi, assomiglia al corpo umano, con i nervi, il sangue, le vene, via dicendo. Poi è tutto finito bello con la mano, a mano, questa è pelle, quindi c'è anche il sacrificio, sì, però questo è un simbolo di cose raffinate, finite, è un simbolo dell'intelligenza, perché anche se sappiamo che è brutto, che bruciano carbone queste macchine, non dovremmo avere macchine di combustione che bruciano, dovremmo avere zero energy macchine, che già tanti inventori che sono stati ammazzati, assassinati per avere inventato zero energy. Però anche che è brutto, ci sono 45.000 progetti di free energy nei cassetti degli stati, sì. Più di 45.000. Sì, comunque questo ci dimostra che le macchine odierne sono capaci a pensare, computerizzate, possono stabilire il clima nella macchina, possono stabilire la velocità, possono con un click aprire le porte, sono intelligenti. Noi possiamo celebrare il fatto che siamo creatori. Ecco, questa è creata da minerali, componenti animali, componenti vegetali e anche sforzo umano. È una creazione, è bella. Però possiamo celebrare il fatto che sì, siamo capaci a fare anche delle buone cose con questo lato
e anche con questo lato siamo creatori, quindi perché non creare qualcosa di molto più bello? Grazie. Avevi detto che ci spiegavi anche la scheda egizia della croce di Hank stamani, hai detto. Vi okay. Faccio vedere oggi pomeriggio la scheda. Anche quella? Allora, ripeti, scusa. Che... La croce di Hank, avevi detto di che ci spiegavi. Ah, la croce brava. Egizia di Hank. No, c'avevi una scheda diapositiva, una slide. La diapositiva? La slide, sì, avevi una diapositiva. No, lo volevo dimostrare così. Ah. Che l'An è l'Om, l'Omega. E la Tav, quindi Tav, Omega. In greco c'era la Omicron. Micron vuol dire piccolo, omega vuol dire grande. Omega sempre si mette alla fine della parola e della parola. Omicron si mette sempre in mezzo alla parola. Quindi questo è l'ultimo, alfa e omega, per questo motivo. La tau, anche questa, è l'ultima lettera del alfabeto ebraico, questo greco, questo ebraico. Quando tutte le lingue sacre sono prodotte da luce, tutto è prodotto da luce. Quando si mette un palo in terra così, con due serpenti così a spirale, non spirale, come si dice? Attorcigliato. A attorcigliato, grazie. Due, così, quando il sole sorge la mattina e poi tramonta, durante il giorno 22 distinte marche, macchie, ombre passano attraverso questi due serpenti, il sole, e produce i 22 lettere in terra della lingua ebraica, l'alfabeto ebraico. La Tau è la croce, è sempre stata la croce dove viene crocifisso chi? Il Cristo, la luce. Quindi la luce, quando tramonta, l'ultima lettera, la prima lettera che produce è l'alfa, l'ultima è la tav. Quindi il Cristo viene crocifisso sempre, alla fine. Poi questo non è altro che il sole quando bacia l'orizzonte. Quando si guarda il tramonto del sole, fa questo omega, sì, e si fa per motivo di rifrazione degli orizzonti. Questo sembra che con l'acqua sembra che lo baci, no? Quindi tutte e due hanno a che fare col tramonto del sole, e questo è il segno di bilancia. Perché qui, dove l'ultima lettera ebraica è il simbolo di Libra, dove quando tramonta il sole, io l'ho messo in questa parte per non confondervi, ecco, questo è il fatto di come le lingue sono sacre, perché sacro vuol dire luce, holy vuol dire luce. Ascensione,
Quello l'abbiamo fatto stamattina? Sì, ma era qui, poi doveva tornare giù e tornare su. Quello l'abbiamo fatto? Sì. Yeah. C'era un'altra? C'era un'altra cosa? Un bel fotò. No? Finito? Ok. Grazie. Grazie. Un altro attimo di attenzione. Mercoledì sera avremo una conferenza con Santos a Capannori, trovate i riferimenti anche nei volantini in fondo al tavolo. E sarebbero importanti due cose: chi di voi crede di partecipare, se ce lo fa sapere via email su Libera la Gioia, ci fate un grosso favore, per un motivo, perché a Capannori possiamo ricevere massimo 30-35 persone in questa stagione, dovendo stare al chiuso. Quindi se ci fossero, forse 40, se ci fosse un numero di adesioni superiore, ci preoccupiamo di organizzarci in un luogo diverso. Sì. E ora arriviamo a questo, infatti. Bravo. L'argomento avevamo detto di sceglierlo insieme in base un po' a cosa ci ha risuonato in questi due giorni, no? Per cui possiamo andare per alzata di mano. Cos'è che preferiamo approfondire mercoledì sera? L'astroteologia e il sincretismo, l'astrologia oppure la sovranità? Chi vota per la sovranità? Direi che mercoledì sera parliamo di sovranità. È un 50-50. Se poi c'è qualche altra domanda. Va bene. Un'altra cosa importante: Santos è disponibile in questi giorni, che si ferma ancora qui nelle nostre zone, è disponibile a... No, dimmi. No, 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 niente. Ma dimmi, Santos. No, no, cercavi il mio, eh? No. Cercavo, sì, puoi scrivere anche tu. No, l'ho scritto. Ah, l'avevi già scritto. Music. Music. Lo faccio, lo posso. Ecco il mio. Cercavi quello? Sì. Quello. Questa è intanto la mail di Santos, va benissimo. Cioè, lui è disponibile a fare incontri anche individuali per le carte del cielo, letture del tema natale. Per cui chi è interessato ad avere un appuntamento con Santos in questi giorni ce lo fa sapere. Domani siamo ancora qui a Massaciuccoli. Da dopodomani in poi saremo a Capannori. Quindi c'è la possibilità di incontrarlo domani, non qui ma qua vicino, chi è interessato vi spieghiamo dove, o da martedì in poi a Capannori, a casa Andreoli, poi è l'indirizzo che trovate su Libera la Gioia. Vi do anche il mio numero di telefono qui. Bravo, Eugenio. Monetarizza questa cosa. Monetarizza. In che senso? Questo lo parlate, certo.